Consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri, la copertura di questa piscina è dovuta all'amministrazione che lei rappresenta. Lei è anche un testimone privilegiato perché insegna educazione fisica nelle scuole. Che ne pensa di questa giornata così bella, così festosa, di inaugurazione della piscina comunale? È per me un momento di grande gioia, lo dico veramente. Sono felice di trovare moltissima gente. Probabilmente il lavoro di promozione che è stato fatto è stato un lavoro adeguato che darà i suoi frutti anche successivamente. Questo me lo auguro di vero cuore. La piscina è per noi un motivo d'orgoglio, noi bovesi, l'amministrazione guidata anche da mio padre per un fatto sentimentale, lo dico, fino al 2008 realizzò quest'opera, dove l'attuale sindaco era tra l'altro anche assessore. Questa piscina non è stata collaudata perché è realizzata alla fine del mandato. L'amministrazione successiva, così come la gestione commissariale, non sono state, diciamo, in grado di portare a termine questa struttura importantissima, cosicché gli atti vandalici uniti all'abbandono hanno provocato, diciamo, i danni quasi, diciamo, irreparabili di questa importante struttura. Io immediatamente ho provveduto attraverso un emendamento al bilancio, comunque oggi condiviso pienamente dal Presidente Raffa, lo devo dire per onestà intellettuale, alla copertura tempestiva, sollecitando anche i commissari dell'epoca, diciamo, di utilizzare quei fondi che inviammo subito, prontamente, 50.000 euro. E premetto che per la sola copertura ne vanno 36.000, quindi il ribasso, diciamo, è stato utilizzato per gli altri danni che sono stati provocati, e loro, diciamo, per tutto il mandato commissariale non hanno utilizzato questi fondi. Ora, uno non vuole plaudire per forza all'amministrazione Crupi, però paragonando l'amministrazione Crupi, che non è in, come dire, non è in carica da 2 anni, tanto quanto è stato, diciamo, la gestione commissariale, anzi di più perché c'è stato un periodo di qualche mese del commissario ordinario, per cui 2 anni e mezzo circa non sono bastati a realizzare l'opera, 3, 4, 5 mesi all'amministrazione comunale guidata da Vincenzo, diciamo, da Vincenzo Crupi, sono stati sufficienti. Vuol dire che o è troppo bravo lui o bisogna rivedere anche le gestioni commissariali e la legge, e non torniamo sul solito argomento che sta a me molto a cuore. Stasera, chiaramente, diciamo, la gioia mia è appunto data da queste 2 cose che ho spiegato, oltre al fatto, come anticipava lei, che appunto sono un docente prima di educazione fisica, quindi questo non può che inorgoglirmi e soprattutto creare quelle condizioni di sanità pubblica che sono anche determinate dalla prevenzione, e la prevenzione si può fare con, diciamo, l'allenamento e l'attività fisica, e non solo la prevenzione ma anche la rieducazione post trauma, che necessita molte volte anche di strutture del genere, per cui non siamo più costretti a spostarci a Reggio Calabria piuttosto che ad Ardore, ma possiamo farlo per l'area grecanica. Immagino che un bacino da Brancaleone a Melito possa essere soddisfatto pienamente, quindi, diciamo, non mi dilungo più, ma si trapela, diciamo, trasuda, diciamo, dal mio stato d'animo proprio la gioia di una iniziativa del genere. Ripeto, le premesse ci sono per far benissimo, perché tutta questa gente accorsa per un'inaugurazione di un locale pubblico, di una diciamo struttura pubblica, io onestamente a Bova Marina credo di non averla mai vista e di non ricordarla. Quindi stasera sono presenti anche i sindaci di Staiti, di Palizzi, di Bova, quindi la piscina di Bova Marina è ubicata nel comune di Bova Marina ma servirà a tutto il circondario. Sono tantissime persone accorse già stasera. Non avrei destinato con un emendamento 50.000 euro con scarsità di risorse pubbliche in un solo comune se non fosse di respiro, diciamo, quantomeno di aria, di zona omogenea. Ecco, quindi ci tengo a precisarlo anch'io che sono i 50.000 euro che abbiamo investito come amministrazione provinciale a Bova, ma anche a Condofuri, Palizzi, Melito e tutti i comuni che ne potranno fruire. Io mi auguro che siano più possibili, non pretendo che vengano da Ardore che hanno la piscina loro o da Reggio Calabria, ma certamente questo bacino di 25-30 km sulla fascia del Basso Ionio, che è l'area grecanica in buona sostanza, potrà godere di quest'altra, diciamo, struttura che è anche
come dire, una struttura che si commenta, no, mi giravo per dire che si commenta da sé, diciamo, può avere delle, anche per gare non di livello nazionale, ma diciamo per gare locali, può essere una buona risorsa anche nell'organizzazione di eventi che siano calendarizzati nel mondo dello sport che fino ad oggi mancavano. L'amministratore provinciale che si è così esposto per ottenere i finanziamenti che hanno permesso il completamento dei lavori, cosa chiede all'ASI, l'associazione che ha vinto l'appalto per la gestione di questo importante strumento sportivo? Noi sul piano tecnico, legale, amministrativo non possiamo chiedere proprio nulla, perché abbiamo concesso un contributo al Comune, perché tecnicamente il Comune ha fatto istanza di una sua struttura di proprietà comunale in stato di degrado e nella imminenza di un evento calamitoso, e in quel caso noi siamo intervenuti con contributo al Comune. Oggi noi all'ASI non possiamo chiedere nulla perché preciso, ci tengo a precisarlo per fare chiarezza di informazioni, che il bando pubblico attraverso il quale l'ASI ha vinto, diciamo, e quindi si è aggiudicata l'affidamento di questa struttura pubblica è stato diciamo, condotto dall'ente comune, quindi è una, diciamo, una peculiarità che il comune di Bovamarina ha potuto, diciamo, portare avanti essendo di proprietà sua. Possiamo chiederlo però moralmente con un appello pubblico, e cioè vigilare insieme al Comune e anche come soli cittadini affinché questa struttura venga gestita nel migliore dei modi. Su questo non ho dubbi, perché credo che questa associazione abbia gestito pure altre strutture di dimensioni pure più ampie. Dal punto di vista professionale non ho dubbio e non ho motivo di dubitare della capacità organizzativa, e questa ne è una testimonianza, il fatto della presenza di tutta questa gente. Come cittadini vorrei che, faccio un appello anche pubblicamente, lo rifarò se dovrò fare un saluto, la manutenzione di questa piscina e di questa struttura non è solo a carico dell'ASI o del Comune di Bova, ma tutti i cittadini che la frequenteranno sappiano di non fare una opera positiva solo per la società che gestisce e che magari anche senza scopo di lucro potrà far lavorare un po' di gente, quindi comunque porterà beneficio economico, ma sappia che lo fa a loro stessi, perché questo territorio sarà più ricco quante più strutture possiamo riuscire a garantire funzionanti sul territorio, strutture che non sto qui a ripetere per l'utilità di cui parlavamo prima.